Direttamente in albanese. Allora, che è successo un mese fa in Macedonia, che sparavano con gli elicotteri da sopra, rispondevano al fuoco sotto? Cioè lì erano, gli elicotteri erano dell'esercito, è chiaro, no? Posso parlare anche in albanese? Albanese. Va bene. Nuk diçka t'ju them. Aty ka pas disa grupe të armatosura. Ashtu t'i quajmë grupe të armatosur, të cilët shumica e tyre ishin nga Kosova, po pretendonin që të luftojnë për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Dini shumë mirë ju se në vitin 2001 në Maqedoni ishte luftë, ishte një luftë e cila u bë për shkakun e të drejtave të njerëzit, të drejtat e shqiptarëve. Pas asaj lufta mbaroi. Unë shkruaj një farë marrëveshje e cila i dha fund të luftës të përgjakshme ndërmjet shqiptarëve dhe grupit armatosur i cili quhej UÇK, Ushtria Shërbimtare e Kosovës, apo Ushtria Shërbimtare Kombëtare. Megjithatë, lufta mbaroi, por të drejtat e njerëzit apo të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni dherë në konfliktin e fundit që u bë tash nuk u realizuan fare apo shumë pak. Pastaj në Maqedoni funksiononte një koalicion politik ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, e cila edhe tani janë ata në pushtet, të cilët nuk bën asgjë për popullit si maqedonas apo shqiptar, të cilët nuk realizuan fare kur gjë. Edhe bën shumë përprekje, të cilët u duheshte që të realizohen të gjithë të drejtat e shqiptarëve që ishin të nënshkruara në marrëveshjen e atij pakti të ashtu quajtur Ohrit. Një pakt i Ohrit, të cilin i dhanë në fund të luftës ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasëve. Megjithatë, erdhi përsëri një gjakderdhje, e cila në kohë shumë pak kohë më para, e në atë luftë u vranë shumë njerëz, të cilët u vranë 10 policë maqedonas dhe 10 ushtarë të atij grupit të armatosur që ishte ardhur nga Kosova. Si që them, nuk kuptohet asgjë se çka u bë aty. Nuk din askush se kush organizoi atë grup të armatosur në Maqedoni dhe kush e financoi, kush dha të holla për të bërë një gjë të tillë. Unë mendoj se problemi më i madh është aty në Maqedoni është problemi shqiptar, i cili nuk ka kur një farë të drejte, të cilët ishin të nënshkruara 10 apo 2 apo më shumë vite më parë ndërmjet qeverisë maqedone dhe të ashtu quajturës grup i armatosur shqiptar, Ushtria Shërbimtare Kombëtare apo UÇK në italisht. Edhe kështu përfundoi një gjakderdhje me keqardhje të cilën që nuk e dëshiron të askush dhe përfundoi shumë keq, me të vdekur, të plagosur, rënime shtëpish. Nuk di çka tjetër. Mundesh me mpyt edhe diçka tjetër, në rast me të tregova çka ka ndodhur në Maqedoni para disa apo para një muaj. Tash
paka shumë motivi i cili erdhi deri në gjakderdje në Maqedoni. Adesso mi puoi fare altre domande, io ti rispondo. Con questo o io ti ho risposto. Ok, va bene. Io so per esempio che in Albania capiscono bene l'italiano. Come? Sì. Perché in Albania capiscono bene anche l'italiano. Io ti posso dire anche in italiano, se mi puoi offrire una sigaretta per favore. Sì, volentieri, volentieri. C'ho anche sigarelli vergini, sai cosa vuol dire? No. Scatola da aprire. Sta registrando? Sta registrando. Va bene. Senti, ma per dirlo anche a un italiano queste cose, in breve, facciamo più in breve per gli italiani. Ma un gruppo armato di 30-40 persone, come cavolo fa a smuovere gli elicotteri? Questo mi chiedo io. Perché si sono mossi gli elicotteri? E questo è arroganza, prepotenza del governo macedone. Ah, ecco, ecco. Poteva fare, dal punto di vista mia, poteva anche non arrivare, né quel punto. Di fare usare le armi da fuoco o i carri armati o elicotteri o aerei per un gruppo armato di 30-40 persone, e lì erano usati tutti gli arsenali di armamenti più moderni che ci sono oggi. Secondo me non, cioè, è un'arroganza, una prepotenza del governo macedone. Del governo macedone. Senti, ma questi gruppi erano appoggiati, avevano un consenso politico, c'era qualche supporto? Loro dicono che non erano appoggiati da nessun politico, no? E finora non si capisce anche il motivo, secondo il governo o secondo la gente, non capiscono ancora il motivo perché cosa era successo sta cosa. Ah, ho capito. Quindi, dalla dichiarazione di loro, quello che dicono loro, loro erano venuti lì perché dicevano che la popolazione civile in qualche caso, quando avrebbe avere bisogno di loro, di essere pronti per fare a proteggere i civili da eventuali ulteriori complicanze del governo, eccetera eccetera. Okay. Cioè non era, secondo loro, che non era previsto di attaccare nessuno da parte del governo macedone e qualche cosa lì, cioè hanno dichiarato che erano loro venuti lì per essere pronti per eventuali disordini. Tutto lì. Quindi secondo il governo macedone questa era una provocazione di un piccolo gruppo, Secondo sì. Erano terroristi, no? Non li chiamerò terroristi perché loro non hanno fatto nessun terrore. Terrorista lo sai che cosa vuol dire? È molto peggio. Lo sapete benissimo. Loro non hanno attaccato nessuno. Non hanno occupato nessun obiettivo governativo o non hanno toccato nessun civile. Non hanno arrestato nessuno. Praticamente loro erano lì, sì, che loro erano lì ma pronti per qualsiasi possibilità. Di succedere una cosa grave in Macedonia. Sapete benissimo che in Macedonia le cose non stanno bene, politicamente e economicamente. Sono un sacco di scandali, un sacco di... Senti una cosa, ma è la visita che ha fatto Mattarella in Montenegro, che ne pensi di questa visita? Guarda, non so dire niente perché non mi preoccupo quelle non parte lì e quindi non mi interessa. Vabbè, ma il Montenegro sta tra il Kosovo e il Mare. Io secondo me c'è un significativo, c'è una importanza per tutta la regione lì. Ma poi c'è stato Renzi che è andato in Serbia.
Sì, c'ha un significativo, c'ha importanza perché lì praticamente è circondato tutto tutti circondato un i paesi della regione, praticamente se in Serbia instabile sarebbe anche il Kosovo instabile, anche in Macedonia instabile, e c'è una importanza lì. Da questo fatto io ti posso parlare solo il fatto di quello che è successo in Macedonia. In Macedonia, sì. Vabbè, qui si sta muovendo qualcosa anche nei Balcani, che giustamente anche in Turchia accadono delle cose strane, come quella ragazza che voleva cantare e fare la carriera di cantante e invece poi è stata dalla famiglia, dai fratelli, un po', non so che gli hanno fatto, l'hanno avvelenata, non so che gli hanno fatto. Hai presente quella ragazza che era brava cantante? L'ho sentito, però c'è meno interesse, meno in, cioè, là ci sono le cose intere della Turchia, io non vengo, non provengo da lì, provengo dalla regione mia lì da dove sono nato lì, e più interessami le cose dentro casa. Dentro casa, è vero. Va bene, io direi che questa piccola intervista può andare. Io guarda, te la trasmetto, se arrivo a casa fra una mezz'ora tu te la trovi sul telefonino in poco tempo, se no mi tocca lavorare un po' di, per tagliare qualcosa, però la sistemo bene, ok?